non posso usare il coso. Ciao, ciao. L'aeroporto è grande. Niente, sono in giro. Un yogurt da bere. Questo è l'aeroporto di Istanbul, ci sono 10.000 negozi e praticamente costa come Dio la comanda. Cioè solo per un biscotto, praticamente c'è un biscotto, una confezione di biscotto, 30 euro. Cioè, in euro in italiano. Poi c'è la decorazione. Vabbè. Ci vediamo al prossimo volo di 10 ore. Çıkışlarda kabin kontrolü yatan acil bir durumda aktif hale getirilir.
Thank you.
Siamo dentro nella stanza, però ve la farò vedere domani, che è il 4 gennaio. Adesso praticamente non so se dovrebbero. Sì, oggi è il 3 gennaio. Qui sono le 2. In Italia sono le, adesso ve lo dico, ovviamente. Ok, in Italia sono le 7:55 e praticamente siamo arrivati in hotel al 12, perché ci voleva un'ora per arrivare dall'aeroporto a qua. E sono conciata malissimo perché giustamente siamo arrivati in hotel, abbiamo disfatto le valigie, poi ci siamo fatti la doccia perché eravamo sudati, puzzavamo e allora abbiamo deciso di fare la doccia. Adesso sono le 2 e ora che ho messo a posto, eccetera, messo a posto, ho fatto un casino, ho fatto un casino. Comunque, ve lo farò vedere domani la camera, così sono in condizioni giuste. Vi faccio vedere un pezzettino. Non so se si vede. Comunque, praticamente abbiamo il balcone di fronte alla piscina. E mamma mia, come sono bianca. Alla fine, cioè, tu apri la finestra del balcone e ti affacci dove c'è la piscina. Sono stanchissima, non so neanche più cosa sto dicendo. Poi ovviamente fa caldo e sono in costume. Adesso non lo so, quasi quasi mi riposo un po', dormo un pochettino perché calcolate che in Italia sono le 8 del mattino, per cui a quest'ora in teoria noi dobbiamo dormire, però invece qui è bello e sono le 2, in poche parole, per cui è ora di andare al mare. Però non siamo abituati perché è la prima volta. In più, a parte che c'è la differenza delle 6 ore avanti, poi abbiamo dormito poco. Calcolate che solo per arrivare qua ci vuole un giorno. Ci abbiamo messo 9 ore e mezza da Istanbul a Phuket e invece da Milano a Istanbul 3 ore qualcosa. Comunque vabbè, ve l'ho scritto prima che iniziavo questo vlog. Per cui se vedete questo, cioè se vedete la fine del vlog, adesso non so come metterò i vlog, però vedremo perché saranno almeno 30 minuti, anche forse di più, perché ci sono tante cose da fare, poi ci organizziamo bene e vediamo cosa fare. Non riprendo le stesse cose, riprendo qualcosina di più bello, ma non riprendo sempre le stesse cose. E in più, ovviamente, mi faccio vedere ogni tanto, tanto per spiegarvi quello che facciamo, quello che si può fare qua, eccetera. Così se lo sapete e volete venire, praticamente non è male, perché già iniziamo bene. Anche se il viaggio è stato un po' troppo lungo. Per cui niente, adesso è troppo presto per andare, secondo me, al mare. Non abbiamo neanche mangiato, infatti mi sento un po' debole perché io sono abituata a mangiare, anche se, vabbè, mi confondo con l'orario italiano, con questo, è un casino. Però non abbiamo mangiato poco, poi avete visto il mangiare che ci hanno dato un casino qua. Poi italiano non parlano,
devi farti capire, se sai l'inglese glielo dici, se no è difficile che praticamente ti capiscono, per cui o fai a gesti oppure cerca di cerco di farmi capire un po' qualcosa inglese, lo so, però non tutto, ed è un po' difficile farmi capire. Detto questo, sono conciata malissimo, per cui niente, mi riposo un attimo, cioè un attimo, quelle 2-3 orette, e poi verso le 4 cercheremo di andare al mare, non lo so, vi farò vedere un po', poi vediamo, se no ve lo farò vedere nel prossimo vlog, perché sinceramente questo vlog non so quanto è durato, e di sicuro con il viaggio che è durato un giorno, capite a me. Per cui niente, o ci vediamo al prossimo video, oppure continuerò questo vlog, non lo so, adesso vediamo. Perché avevo intenzione di mettere un vlog per 2 giorni insieme, però dipende da quello che facciamo, dipende... Dipende, cioè non ci sto più capendo niente, sono un po' rincoglionita per il cambio delle ora e il fuso orario, cioè proprio sto andando in palla, sono, per cui dopo vediamo, cercherò di comprare qualcosa da mangiare perché devo ancora mangiare, e in più mi farò un bel bagno perché fa caldo, ci sono 33 gradi, però si sta bene perché c'è il vento. Adesso non so, volevo farvi vedere. Allora, giro la telecamera e vi faccio vedere almeno il fuori della piscina, se magari... A parte che non capiscono l'italiano, per cui... Però vi faccio vedere qualcosa. Guarda che bello, se lo metti per così. Hai visto? Guarda così. E dopo che c'è il problema. Sono pazzi. Sì, ma il mio tramonto però. Riesco a fare una foto se le persone non si mettono in giro. Questo qua. Tutto qua, tutto qua, un sacco.
Arriviamo in questi, via, 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 via. Stiamo alzando per fare la foto.